Gigante buono. È questo l'appellativo a cui si ricorre più spesso parlando di questa razza. E non potrebbe essere più appropriato. Grandissimo, nobile e fiero, ma soprattutto dolcissimo. Questo splendido cane è ancora poco conosciuto al di fuori del suo paese di origine e viene spesso scambiato con il cane di San Bernardo. Ma lui appartiene a una razza assai diversa, con una storia particolarissima. Comincia solo oggi a diffondersi nel mondo, ma è destinato a un grande successo, perché è quasi impossibile non innamorarsi di lui. I pastori selezionarono cani che non si limitassero a condurre il gregge, ma che sapessero anche difenderlo dai predatori. Cani possenti e coraggiosi, ma anche capaci di percorrere lunghe distanze senza stancarsi. Il regno di Castiglia produsse il mastino spagnolo, cane molto pesante, resistente e adatto a lunghi spostamenti da effettuare a passo molto lento. In Aragona nacque invece il mastino dei Pirenei, sempre possente, ma dal movimento più agile, in grado di trottare senza problemi lungo i brevi percorsi dei pastori di Aragona. Negli anni 40 i lupi erano praticamente scomparsi dai Pirenei e il grande mastino, assai oneroso da mantenere, era diventato praticamente inutile. Questa splendida razza arrivò così sull'orlo dell'estinzione, ma il destino volle che si salvasse proprio grazie al suo nemico di sempre, il lupo, che ricomparve improvvisamente negli anni 70. Il mastino dei Pirenei è un cane da pastore, da guardia e difesa di grande taglia, ben proporzionato e armonioso, estremamente vigoroso e muscoloso, dalla compatta struttura ossea. Malgrado l'enorme volume, non deve apparire appesantito, ma neppure linfatico. È anzi elegante ed elastico. Benevolo nel rapporto con gli altri cani, consapevole della sua forza eccezionale, abbaia con voce grave e profonda e mostra un'espressione vigile. Il mastino dei Pirenei è un cane bellissimo, imponente e nobile. Ma il suo carattere, se possibile, è ancora più piacevole dell'aspetto fisico. A differenza di altri molossoidi da pastore, non è mai aggressivo. In caso di necessità, sfodera il suo coraggio indomito, ma con le persone amichevoli, anche se estranee, è tranquillo e pacifico. Certamente non ci si può sognare di entrare nel suo territorio senza permesso. È un guardiano decisamente temibile, ma è anche un cane che si può portare in giro senza problemi, perché non è aggressivo con le persone, né rissoso verso i suoi simili. La sua massima aspirazione è quella di vivere vicino al padrone. Lui amerebbe vivergli addirittura in braccio, anche se la stazza rende un po' problematiche le sue effusioni. Per quanti libri, foto e video si siano già visti, i cuccioli lasciano senza fiato. Sembrano orsetti di peluche. Non teme il freddo né le intemperie e, a differenza di altre razze, può già vivere fuori casa senza problemi, però bisogna garantirgli una crescita regolare, senza il rischio di traumi. In mancanza di pecore, qualsiasi mastino dei Pirenei pensa che il suo gregge sia la famiglia in cui vive, quindi cercherà di starci il più vicino possibile e di seguirci anche in casa, dove sente di poter sorvegliare tutto e tutti nel modo migliore. Come tutti i molossi, il mastino sbava un po', ma questo problema si può risolvere con il bavaglino, che è anche uno strumento indispensabile per i soggetti da esposizione. È buonissimo con i gatti e con gli altri cani di casa. Gli animali di piccola taglia, per lui, fanno parte del gregge che deve accudire. Quindi avrà un atteggiamento dolcissimo e protettivo nei loro confronti. Arrivato fino a noi attraverso i pazienti percorsi della transumanza, sa che prima o poi troverà il successo che merita. Ma non ha fretta, aspetta con la serenità del saggio e si accontenta di farsi conoscere da poche persone alla volta. Tanto sa bene che chi lo incontra non lo dimentica più.